È possibile migliorare velocemente la cifosi dorsale, ovvero l'inarcamento della parte centrale della schiena? In un certo senso sì, se io cerco di mettermi in posizione più dritta ho ridotto la cifosi dorsale, ma prima di tutto è un qualche cosa che spesso dura pochissimi secondi. Numero due, molto spesso non si può perché in realtà le strutture sono irrigidite e quindi non si riesce neanche. E numero tre, non è assolutamente una soluzione di medio-lungo termine. Una soluzione di medio-lungo termine molto efficace è quella invece di allenare le strutture, come con gli esercizi che vedremo tra poco. Questo ci può dare dei risultati anche veloci a livello dei sintomi, ovvero del dolore alla schiena, dei problemi che si vengono a generare quando la postura è molto inarcata, quindi anche a livello digestivo, a livello di benessere generale. Su questo possiamo avere dei risultati assolutamente veloci. Prima di vedere gli esercizi però, mai come in questo caso, ci sono delle informazioni importanti da sapere, andiamo a vederle. Allora, prima informazione, diciamo, importante, mi presento per chi non mi conosce. Io sono Marcello Chiapponi, sono fisioterapista e trainer da oramai più di 20 anni e da più di 10 anni aiuto le persone, decine di migliaia di persone ogni giorno, attraverso i miei contenuti, attraverso le mie lezioni online. Parliamo di cifosi dorsale e la cosa importante da sapere è questa: quanto effettivamente si può correggere, quanto effettivamente si può raddrizzare? Dipende, perché in alcuni casi la cifosi dorsale è un qualche cosa legato alle rigidità dei muscoli, come vedremo tra poco, e sui quali andremo a lavorare. In quel caso posso pensare che la rigidità dei muscoli posso effettivamente diminuirla, posso migliorare. In altri casi però è legata a delle conformazioni individuali, la forma delle vertebre, l'inserzione dei muscoli. Quindi in alcuni casi ci sono effettivamente delle situazioni dove non si riesce visivamente a migliorare più di tanto. La cosa però interessante da sapere che anche in quei casi l'allenamento che vediamo tra poco è assolutamente utile, perché ci ricondiziona le strutture, allena i muscoli. Quindi per quanto riguarda i sintomi possiamo sicuramente stare meglio, magari non tanto dal punto di vista visivo, ma per quanto riguarda i sintomi assolutamente sì. Ok, questa è la cosa importante. Che cos'è che andiamo a fare e come funziona la strategia? Noi prima di tutto andiamo, per migliorare la cifosi, per migliorare la parte dorsale, abbiamo bisogno di allentare la tensione a livello della coppia spalle e diaframma, perché lì molto spesso che ci andiamo a chiudere e quindi abbiamo bisogno di aprire questo tipo di muscolatura. Poi andremo a mobilizzare la colonna dorsale, quindi a fare proprio un movimento di avanti e indietro, in particolar modo su questa parte della colonna, per lubrificare le articolazioni. E poi andremo a lavorare, questo è molto interessante, sullo stretch, perché i muscoli, molti dei muscoli della colonna vertebrale, non dico che partano dal bacino e arrivano fino all'occipite, ma praticamente quasi, è un fascio muscolare unico. Quindi andremo a fare uno stretching di questi fasci muscolari, perché più sono accorciati e più favoriscono ovviamente questo tipo di postura. Ma questo tipo di muscoli non finisce qui, perché almeno dal punto di vista funzionale, poi non è un filo unico realmente, ma dal punto di vista funzionale assolutamente sì, non andremo a lavorare soltanto sui muscoli posteriori della colonna, ma andremo a lavorare su tutta la catena posteriore. Ecco qua, questa combinazione degli esercizi è la cosa migliore che possiamo fare per migliorare la nostra cifosi dorsale. Bene, allora andiamo a vedere il primo di degli esercizi di questo approccio globale. Ma se vogliamo essere ancora più globali, se vuoi fare un lavoro ancora più completo, che ti raccomando assolutamente, vai a guardare i link che sono nella descrizione del video, vai a guardare il mio manuale con video lezioni allegate di sblocco posturale totale. È un tipo di programma che veramente ti potrà aiutare ad avere il massimo dei risultati posturali, perché poi andremo a fare un lavoro completo e abbiamo appena visto quanto sia importante. Vediamo però gli esercizi che riguardano questa specifica strategia. Se si inserisce poi in un allenamento completo ovviamente è molto meglio. Comunque, abbiamo detto apertura delle spalle e lavoro sul diaframma. Lo possiamo fare fondamentalmente in due modi. Un modo più iniziale è quello di portare indietro le braccia, raddrizzare bene la colonna, ok? Raddrizzo al massimo la colonna, utilizzo il classico esempio del puntatore laser sullo sterno e faccio andare il puntino il più in alto possibile, senza forzare. Una gamba avanti e una gamba indietro, per un po' più di stabilità, porto indietro le braccia, allungo, distendo i gomiti, tengo le spalle basse. Da questa posizione, massima ispirazione, massima espirazione. Questo è un ottimo esercizio nel quale iniziare, perché la tensione che vado a creare è bassa.
Se voglio, oppure quando riesco a, ho preso un po' di confidenza con gli esercizi, quando voglio creare un po' di più di lavoro, allora il lavoro massimo sui pettorali lo faccio sicuramente quando le braccia sono in alto, in particolar modo quando sono in posizione a Y. Quindi vado a ripetere il mio sterno che si alza, diciamo la mia estensione dorsale. E da questa posizione le braccia vanno il più indietro possibile, tenendo i gomiti ben diritti. E la parte importante, però, massima ispirazione, massima espirazione. Come numero, direi che una quindicina di volte va più che bene. Ci si riposa un attimo quando le braccia sono stanche o quando iniziano a formicolare. Come seconda tipologia di esercizio, abbiamo visto che vogliamo un rinforzo e mobilizzazione dorsale. Un ottimo esercizio per farlo è assolutamente questo. Lo posso fare in posizione in ginocchio, lo posso fare anche tranquillamente in posizione seduta. Praticamente metto le mani dietro la testa, accentuo un attimo la cifosi e poi in realtà l'idea è: mi raddrizzo il più possibile, fingo che ci sia un gancio che mi tira su e punto bene verso l'alto. Punto bene verso l'alto, tengo per almeno una decina di secondi, questa decina di secondi, cerco anche di buttare fuori bene l'aria in modo da massimizzare anche il lavoro sul diaframma. Buono standard, una decina di volte da una decina di secondi. Abbiamo poi detto che vogliamo allungare i muscoli che partono praticamente dall'osso sacro e arrivano fino all'occipite, ok? Quindi che cosa facciamo? Questo è interessante. L'idea è mettersi in una posizione supina nella quale la testa non sia eccessivamente inarcata. Chi ha cifosi molto spesso sono qua, inarco la testa, quasi chi ha molto strutturata, molto neanche ci arriva a terra. Quindi mi metto sotto un rialzo, mi metto quello che serve, ovviamente nel mio caso non serve, però volendo, ok, metto qualche cosa per avere lo sguardo orizzontale e avere comunque mobilità. In questo senso, se lo metto troppo alto, ovviamente il mento è già schiacciato verso il collo. Ok? Una volta che ho quindi trovato la mia posizione, taglio fuori i muscoli lombari, ovvero li porto già in allungamento, quindi mi tolgo la possibilità di compensare inarcando, perché altrimenti allungando qua, se ci provi, allungo qua, si va a inarcare la schiena. Quindi mi taglio fuori questa possibilità. Come lo faccio? Piegando le gambe. Porto quindi la colonna lombare in flessione. Ottimo, da questa posizione inspiro, sarà un po' bloccato il respiro dalle gambe naturalmente, fuori, bocca tendenzialmente aperta, allungo, faccio una specie di doppio mento. Inspiro, ritorno, espiro, allungo. Ora, su questo esercizio io voglio essere molto, molto, molto dolce, soprattutto le prime volte. Lo faccio poche volte, una decina in tutto, poi vado su fino ad arrivare a una trentina. Lo faccio veramente a tensione minima. Perché? Perché in questa situazione noi lavoriamo su dei piccoli muscoli, lavoriamo sulla decompressione vertebrale e molte persone, soprattutto chi ha un po' di problemi posturali, hanno le vertebre con un po' di stato di infiammazione latente. Quindi, benissimo decomprimere come facciamo con questo esercizio, iniziamo però molto, molto, molto lentamente. E poi abbiamo visto che questi muscoli noi vogliamo lavorarli, vogliamo distenderli, ma vogliamo anche rinforzarli insieme ai muscoli della colonna posteriore. Quindi qua ti propongo un doppio esercizio fatto in due posizioni diverse e lo fa cambiare molto, che è l'allungamento della catena posteriore. Lo vediamo in due modi. Quindi, il primo modo seduto a terra, posizione seduta a terra, o se non riesco ad andare seduto a terra, sedia. E sedia, classico, faccio passare non un elastico, adesso in mano un elastico, ma è meglio se la cintura della accappatoia per dire. Faccio passare sotto la pianta del piede e raddrizzo il più possibile la colonna. Punta del piede a martello, non troppo a martello, raddrizzo il più possibile la colonna fino a quando non ho tensione non eccessiva nella parte posteriore delle cosce, ok? Se ne ho troppa poca, vado più vicino ai piedi, se ne ho troppa, sto più lontano ed eccoci qua, ok? Questa è la prima modalità, anche qua, decine di volte da una decina di secondi, buono standard. L'altra modalità è simile all'esercizio di prima, quindi andiamo a fare l'esercizio di prima, ok? Quindi l'allungamento del collo, ma lo andiamo a fare quando abbiamo la catena posteriore leggermente in tensione. Quindi prendo la mia cintura dell'accappatoio, vado su fino a quando non ho una leggera tensione, ho una leggera tensione posteriore, sentirò che la colonna lombare è abbastanza schiacciata, non voglio che ci sia questa posizione di partenza. Inspiro.
espiro a lungo. Ovviamente anche in questo caso vale la raccomandazione di prima di molta, molta delicatezza, perché andiamo a lavorare su delle strutture che sono spesso irrigidite da tempo, ma magari anche un po' di infiammazione latente, quindi non vogliono essere eccessivamente, diciamo, stiracchiate da subito. Ed eccoci qua, questi sono gli esercizi, queste sono le raccomandazioni. Se vuoi seguire in automatico queste raccomandazioni, se vuoi fare il miglior piano di allenamento possibile, allora non dimenticare di andare nei link che sono nella descrizione del video, vai a scaricare il mio manuale gratuito con le video lezioni allegate di sblocco posturale totale, così non avrai neanche bisogno di vedere un video di un esercizio, un video di un altro, così, perché ci sono tutti i vari allenamenti giorno dopo giorno che ti porteranno a sbloccare il più possibile le rigidità che si sono accumulate. Quindi vai a vedere i link che sono nella descrizione del video. Per questo video è tutto, se ti è sembrato interessante non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti al mio canale. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.